Nicola Salviato del gruppo Fon Architetti. Abbiamo curato questo progetto un po' speciale. Siamo alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco a Udine e questo è di fatto il primo centro per l'infanzia ad indirizzo artistico e musicale realizzato in Italia. Fare il meglio per non avere un'illuminazione che fosse banale in un posto di questo tipo. E in questo senso abbiamo chiesto l'aiuto di Olive, che di fatto è diventato poi anche uno sponsor di questa iniziativa. Quando abbiamo pensato a queste lampade circolari, che per i bambini sono una specie di dischi volanti, abbiamo pensato che anche nell'illuminazione artificiale, oltre a tutti i colori e tutte le altre cose che ci sono qui dentro, anche queste sono una cosa fondamentale che si ricorderanno. Una delle cose simpatiche è che sono diventati molto presto delle piste di atterraggio per i loro aeroplanini di carta. E oltre a queste luci ci sono anche tutta una serie di illuminazioni puntuali su alcuni angoli a tema che ha questa struttura, dove i bambini si ritrovano e dove la luce crea uno spazio. Ma ci sono moltissime illuminazioni a tema, come quelle sul pianoforte o dove ci sono le aule di musica, dove ci sono gli strumenti musicali. La luce è sempre una sequenza di esperienze sensoriali. È stata scelta Olive perché ci eravamo già trovati bene per altri progetti che avevamo sviluppato. Ed essendo questo progetto particolarmente difficile, abbiamo di fatto chiesto un vero e proprio aiuto. La cosa bella che è venuta fuori da questo progetto è che man mano che chiedevamo e spiegavamo di cosa si trattava, l'imprenditore privato capiva l'importanza sociale di un intervento di questo genere e ci aiutava. Quanto mai è preziosa questo tipo di collaborazione con un'azienda.